forse perché della fatal quiete tu sei l'immago, a me sì cara vieni, o sera. Così la Pasquetta 2018 chiude i battenti e ci riporta nella sfera del quotidiano. Una riflessione oggi occorre più che mai per capire in che direzione stiamo andando e quando ci libereremo dal peso del materialismo e del consumismo sfrenato. Diceva Sant'Agostino che la verità risiede all'interno delle nostre coscienze, eppure siamo così lontani da tale monito che viviamo sempre più distaccati dalla realtà, immersi in un sonno collettivo variante dalle illusioni alle visioni estatiche. La nostra anima è popolata da forze oscure che premono per portarci ad una vera rinascita. È questo il significato della Pasqua e di altre feste in apparenza profane che conservano ancora la loro struttura e la loro funzione mitiche. Dunque, per cambiare, occorre prima di tutto mettere in crisi il sistema di valori che fonda le nostre certezze, mutare il fondamento affettivo del mondo personale, quale può essere un genitore, la famiglia, un maestro, un sistema di valori, revisionare se stessi e il mondo reinterpretando l'idea che abbiamo di ogni cosa. Infine, creare un nuovo progetto che ci dia una nuova meta o comunque un nuovo atteggiamento nei confronti della vita. Ricordate, cambiare è sempre più intelligente che odiare, rimanendo vittime di un progetto di vendetta che lega il soggetto all'oggetto. Allora, auguri di buona Pasqua, ma soprattutto di buona vita.